Che bello. Zizzucci. Una piacevole sorpresa, Ezio. Avremo da raccontarcela se domani a quest'ora non sarò morto. C'è questa possibilità? Abbiamo saputo che i bizantini intendono penetrare nel palazzo Topkapi, ora che il principe Solimano è tornato dal suo pellegrinaggio. Se colpiranno, lo faranno stasera, alla mostra culturale organizzata dal principe. Qual è il nostro piano? Fratello, questa non è la tua lotta. Non c'è Non è il bisogno che mio ti rischi degli affari preferito, degli Coster, ottomani. devo I dir la bizantini hanno verità. trovato una chiave sotto il palazzo e vorrei saperne di più. Ezio, a noi interessa proteggere il nostro principe, non interrogarlo. Fidati, Yusuf, dimmi solo dove andare. All'ingresso del Topkapi, l'idea è quella di travestirci da musici ed entrare a palazzo. Troverò un travestimento e vi raggiungerò lì. Te è bello, Ezio. Io ovviamente, regà, sono i da finire di sotto, mi pare giusto, no? Allora, questa l'hai sentita, Ezio, mi dispiace, perdonami. Ma chi è che sta a sparare, ga? Questo è cascato. Hai ragione, io avevo i paracaduti, perché non li ho usati? Ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo. Sì, che tipo atletico. Sì. Talmente atletico che mi sono azzoppata da sola. Avete visto anche voi? Devo essere stanca. Grazie, grazie. Menestrelli dall'Italia. Credo proprio che mi divertirò. Storditi però, qua dice. Intanto lo depretiamo. Ma dorme, regà, ma cosa? Sono troppo vecchio. Giustizia, giustizia, ossa il tuo pietà, messere. Non me lo fa sollevare, regà. Dai! Ma datemi il tempo! Ah.
cuore che... Non intendo... Come ci vado fino all'area? Perché quel cappuccio? Per l'eroe dobbiamo pregare che i suoi malvagi possa trionfare. Che la sua causa possa fiorire. Sì, ma dove li metto io questi, mo, regà? Questi russano. Ah, là. Ok, non l'ho capita, ma va bene uguale. Ho un'aria ridicola. Mi sento ridicolo. La mia lama è troppo appariscente vestito così. Tu sei armato? Nessun problema. Tu indica i bersagli e noi li faremo fuori. Sai suonare quell'affare? Ho imparato qualche accordo quando ero giovane. Quando mai sei stato giovane? Ma dai! Ma poverino! Quanto so brutto, ragazzi. La corte è chiusa al pubblico. Voltatevi e iniziate a camminare. Perdonate, buon signore. Facciamo parte dello spettacolo di stasera. Qualunque vecchio pazzo può andare in giro con uno strumento. Fila via. Premi X. Allora, X, cerchio, quadrato. Il porvo doge di Venezia. Uomo sembra un gatto strangolato. Poco cristiano, si incollerì non poco quando mandai a monte il suo che roba piano. È? Che strazio. Perché perdo tempo a cantare? Mi chiedo io, sincero, ma voi che state ad ascoltare... Ma che cosa mai? Davvero il vostro gusto è zero? Va bene. Entra e ammorba gli ospiti con quel rumore. Devo capire quali sono che dobbiamo fare fuori, però. Pure io. Combinato il mio matrimonio con la figlia di Cassia. Nessuno l'ha mai vista. Solo menestrello stonato, canto in canto di monete. Se mi vedete in strada, prendetevi a calci se volete. Ma no, dai! Per Forlì ebbi questo incontro caloroso. Lei disse che erano solo affari, ma di questi affari son goloso. No, vabbè, raga. Io mi dissocio da quello che sto sentendo.
bambini, sussurrerò il lode alle dame, declamerò il lode ai cavalieri, si fa davvero tutto sì, per fame. Sì, che è un movimento che mi piace. Io canto in italiano. Oddio! Nessuno mi comprende. Ma il greco non lo conosco e il mio turco è tal che turco s'offende. Oh, le bellezze di Firenze possono sciogliere il cuore. Attenti alle donne di Roma, però, prendon caro il loro amore. Brave, brave! Bella! La 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 la. Non stanno bene, regà, posso dirlo. Possibile che sono questi i sicari, ragazzi? Ah, è lui, sì. Ok. Il canto di un menestrello, dicono attiri fanciulle d'ogni sorta. Ma quando sono io a cantare, fuggono tutte verso la porta. Al giovane Cesare sentì dire che non poteva essere ucciso da nessuno. Così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Dopo 3 ore. Nessuno che capisca la mia condizione, la vita di un musico è dura. Cantare per uomini impazienti è una malattia senza cura. Ok. Va bene. Prima che Rodrigo fosse papa, era un uomo pieno di vizi. Poi salito al soglio pontificio, dei suoi vizi alzato i prezzi. Ieri o ieri, sì, lui della famiglia dei pazzi era matto come il suo vecchio e gli toccò la stessa sorte tra i miei lazzi. Oh mio Dio, ma perché, regà? Ma perché? Perché? Ciao bello. In questa corte non c'è nessuno. Non vedo il principe Solimano. Seguimi. Chi era dama di ferro della Romagna, rosa d'acciaio temprato. Questa sì che è una festa. Solimano, nipote del sultano e governatore di Kefe. E ha solo 17 anni. Ci siamo già conosciuti. Mi ha detto di essere uno studente. E quello chi è? Suo zio, il principe Ahmet. Il figlio prediletto del sultano. È destinato a prendere il suo posto alla guida del sultanato. Alla vita! Alla salute! Sì, sì. Vieni, abbiamo altri bizantini da trovare. Molto bene! Qui. Cesare, è un vero piacere vederti. Uomo di grande bravazione, si riteneva un essere immortale, ma dopo una caduta mutò di convinzione. Povera me, regà. Ma cosa sto vedendo? Ma perché? Dovremo parlare presto. Thank you.
Buona serata. Mi auguro vi stiate divertendo. Che meraviglia! Mi sa che un altro sta qua, raga. C'ho un attimo piedi nell'acqua, raga, ma nessun problema. Manca il tempo mi hanno dato, raga, di piallo. Quanto è brutto vestito così, raga. Pensavo che non era... Vabbè, raga, ho sbagliato io. Cesare sentì dire che non poteva essere ucciso da nessuno, così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Che orribilanza è, raga. Sollievo rivedervi, mio caro menestrello. L'ho detto bene? Abbastanza. Ho saputo che siete anche governatore. C'è qualcosa che non fate? Parlo agli estranei. Mi chiamo Solimano. Ezio Auditore. Principe, siete ferito. Chi è il tuo capitano, soldato? Tariq Barletti è via per motivi di servizio. Rimuovete il cadavere e congedate gli ospiti. Poi convocate Tariq al divano. Sì, mio principe. Tariq Barletti è il capitano del corpo dei Giannizzari. La guardia scelta del sultano. Ecco. Proteggono il sultano, ma non la sua famiglia. Non molto bene, pare. Ezio, avete del tempo libero? Vorrei la vostra opinione su qualcosa. Certo, appena mi sarò tolto questi stracci. Bene. Venite da me appena pronto. Era bruttissimo vestito così, raga. Un po' voglio di. Sì, sì. Ho organizzato un incontro con mio zio Ahmet e il capitano dei Giannizzeri, Tariq Barletti. I Giannizzeri sono fedeli a mio nonno. Ma di recente hanno avuto da ridire sulla scelta del suo successore. Vostro zio. Esatto. Essi preferiscono mio padre, Selim. Posizione delicata la vostra. Ma che c'entrano i bizantini con tutto questo? Speravo che poteste saperlo. Vi andrebbe di aiutarmi a scoprirlo? Li sto tenendo d'occhio. Posso aiutarvi, fintanto che i nostri interessi coincidono. Vedrò di accontentarmi. In cima a quella torre c'è una botola che conduce a una stanza segreta. Ecco. Recatevi lì. Aspettate e osservate. Tu sei bello, Ezio. Certo che accetto. Ah, Ezio mio, come farò senza di te? Vabbè, ma è una gioia. Che astuto è già tornato. Dove l'ho visto? Fermatevi, amico. Venite a dentro. Mi conosco. Ma anche no? Ehi, fermatevi. Sono un istante. Ehi, fermatevi.
aspettate, ho una domanda da farvi. Ehi voi, fermatevi un momento. Fermatevi. Lo sapevo io. Tira di su, Ezio. Ok. Perfetto. Che è dove siamo saliti prima, raga. Paro, paro. Eccola qua. Boh, ho detto io. Ascolta mio nipote, Tariq. La tua incompetenza rasenta il tradimento. E pensare che oggi i tuoi giannizzeri sono stati messi in ombra da un suonatore di liuto italiano. Assurdo. Una mancanza ingiustificabile, Efendim. Vedrò di condurre un'indagine approfondita. Condurrò io l'indagine, Tariq. Per motivi quanto mai evidenti. Evet, mio principe. Avete la saggezza di vostro padre. E la sua impazienza. Sono sollevato nel vedervi sano e salvo. Altrettanto, Solimano. Che Dio ti protegga. Se no ci penso io. Una parola. Qual era il fine di questo attacco, mi chiedo? Farmi apparire debole? Un governante incompetente? Se hai a che fare con questa storia, Tariq, hai commesso un grave errore. Mio padre ha scelto me come prossimo sultano, non mio fratello. Ahmed, non sono così depravato da immaginare il complotto di cui mi accusate. Che cosa ho fatto per meritarmi un tale disprezzo dagli giannizzeri? Che ha fatto per voi mio fratello più di me? Posso parlare? Sicuro. Siete un debole. Riflessivo in tempo di guerra e inquieto in tempo di pace. Vi manca la passione per le tradizioni dei Ghazi e tuttavia parlate di fraternità in compagnia degli infedeli. Sareste un discreto filosofo, Ahmed, ma sarete un pessimo sultano. Ma che come ti permetti? Ti do licenza di andare. Ma come ti permetti? Ma guarda questo. Vabbè. Che bella famiglia, eh? A vostro zio manca il rispetto degli uomini che presto comanderà. Tariq è un uomo forte, fiero e capace, ma ambizioso. E ammira molto mio padre. Ma non è riuscito a proteggere il palazzo da un'invasione bizantina. Quello solo merita la vostra attenzione. Esatto. Da dove cominciamo? Per ora tenete d'occhio Tariq e i giannizzeri. Trascorrono la maggior parte del tempo libero in prossimità del bazar. Inizierò da lì appena potrò. Ma poveri noi, regà. Grazie. Mia cara, le fila del fato ci hanno fatto incontrare. Due italiani perduti e soli in Oriente. Non avvertite il magnetismo? Avverto molte cose, messeri. Nausea, innanzitutto. Quest'uomo vi sta dando noia, Sofia? Scusate, messere, ma la signora e io stiamo... No! Il diavolo in persona! Vado retro! Duccio, che piacere. Oddio, ne dà Duccio! Mamma, mettetevi in salvo! Chi era quello? Un cane. Era fidanzato con mia sorella. No, vabbè, Duccio, raga. Buonasera, Coster. Il suo cazzo era fidanzato con altre sei. No, vabbè, raga. Chiedo bene. Che cosa vi conduce qui al porto? No, vabbè. Ho chiuso la bottega per venire a ritirare un pacco. Ma mi dicono che i documenti del capitano non sono in ordine. Così aspetto. Che seccatura. Potrei perdere tutto il giorno. Vediamo cosa posso fare. Conosco qualche modo per aggirare le regole. Davvero? Sì, vi raggiungerò alla bottega. Eccola, raga. Abbastanza bene, Coster, e tu? Raga, queste sono le missioni che a me non mi piacciono. E sono quasi famigerata, raga. Come faccio a non farmi notare? Guarda un po', ma perché comportarsi come una scimmia? Hai visto? Non c'ho niente da fa. Fermate quell'uomo! Eccolo qua,
Non mi interessa, ragazzi. Se la posso finire senza farmi la sincronizzazione totale, mi va bene lo stesso, raga. Non c'ho la voglia. Non c'ho proprio la voglia. Ecco, magari, raga, sto fatto è bello. Cioè, se tu non hai... non riesci a farlo in stealth, diciamo, la missione te la dà comunque, però te la dà. Ok. Pure io te conosco. Ciao. Devi stare in silenzio. Aia, 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 aia. Ah. Morirai per questo. Sì, sì. Fai silenzio. Vabbò. Allora, usiamo l'occhio dell'aquila. Qua non lo vedo, raga. Guarda com'è morto brutto, raga. Sofia Sartor. Ah, devo proprio fuggire. Fuggi, Ezio, fuggi! Fuggioli! Ok. Andiamo alla lotteria. Sì, alla lotteria. Alla libreria di Sofia. Vabbè, raga, già do i numeri. Sono quasi famigerata, raga. Il che non è buono. No, raga, non dovevo passare attraverso il covo templare io. So scema. Sì, so scema. Perfetto. Fategliela pagare. Sì, sì. Tranquillo. Ok. Almeno hanno perso le mie tracce, raga. Se tutto va bene. Andiamo da Sofia. Che sfiga, raga. Ok. Diciamo, raga, che lo stealth non è il mio forte, eh? No. Sì, l'ordine verrà mantenuto. Andate via da qui. Sto andando. Me ne sto andando. Devi stare calmo. Devi stare molto calmo. Devi stare estremamente calmo. Ci sono pure dei record, raga, per quanto riguarda... Chi è questo? Ah, ok, quello delle bombe. Ci sono dei record per quanto riguarda i secondi di scatto ininterrotto. A posto. Vai, 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 Ezio, vai, Ezio, vai, Ezio, vai, Ezio. Dai, su. Sì, vabbè. Ho capito, Ezio. Tranquillo. Ops, olè. Allora. Eccola là, la libreria di Sofia. Ok, andiamo da Sofia. Ah, qui c'è il coso, raga. Mi scordo sempre. Andiamo da Sofia, va? Salute, Ezio. Com'è andata? Bene, bene. Damigella Sofia Sartor, libraia, Costantinopoli. Oh no, com'è ridotto. L'hanno usato per combattere coi pirati. Ora tutto bene, pare. Bella, non è vero? È la stampa di una mappa di Martin Wald Simuller.
Vedete qui le nuove terre descritte da Messer Amerigo Vespucci. Povero Cristoforo Colombo. Talvolta la storia è davvero ingrata. Che vi pare di questa distesa d'acqua? Un nuovo oceano, magari. Molti studiosi ritengono che le dimensioni del globo siano state sottostimate. Incredibile. Più conosciamo del mondo e meno sembriamo saperne. Beh, avete onorato la promessa. Lasciatemi fare altrettanto. Se non mi inganno, questo dovrebbe mostrarvi dove si trova il primo libro. Lo ammetto, la testa mi gira alla prospettiva di vedere quei libri. Sono conoscenze che il mondo ha perduto e che potrebbe riottenere. Potrei stamparne delle copie e distribuirle io stessa. Non so, magari una cinquantina dovrebbero bastare per... Perché ridete? Perdonate. È una gioia vedere qualcuno con una passione così personale e nobile. È di ispirazione. Che sorpresa, avete un cuore anche voi. Grazie, Sofia. Ritornerò. Sei innamorato, Ezio. A posto. Ok. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.